io prenderei questa occasione, se mi è permesso, non attenermi in maniera rigida al titolo della mia relazione, dopodiché sia di Città Infinita che di capitalismo delle reti e delle reti ne parleremo certamente. Però vorrei prendere questa occasione divenuta a Catania su sollecitazione dell'amico Barcellona per fare il punto di quello che io penso, dei dubbi che io ho come analista della società italiana dentro i grandi processi di cambiamento. Perché credo che sia utile, nel senso che io credo che sia la terza volta che vengo qua e quindi a discutere con Barcellona e i suoi allievi che ovviamente cambiano in continuazione. Allora partirò da un ragionamento che prende in considerazione gli ultimi 20 anni di questo paese, intendendosi per gli ultimi 20 anni quelli a cavallo del Novecento e del Nuovo Secolo. Prima cosa che mi pare importante, in questi 20 anni sono avvenute 3 transizioni di lunga deriva, usando la categoria brodelliana, dal punto di vista del capitalismo e dal punto di vista dei modelli produttivi che hanno riguardato il nostro paese. Noi siamo passati in questi ultimi 20 anni, e faccio una raccomandazione, è chiaro che nell'esposizione retorica questi 3 lunghi cicli sembrano temporalmente separati, mentre invece sono ancora tutt'oggi intrecciati. E comunque noi siamo passati dal fordismo e dalla crisi del fordismo, che per capirci nel Mezzogiorno d'Italia ha significato l'eterotopia di poter esportare grandi impianti e grandi insediamenti industriali che replicassero in parte quello che era avvenuto nel triangolo industriale, l'unica zona che si può definire fordista del nostro paese e che tendenzialmente, per ciò che riguarda il mezzogiorno del nostro paese, ha prodotto quelle che in termini giornalistici si chiamano le cattedrali nel deserto. Però insomma, primo dato, siamo passati dal fordismo al post-fordismo, ed è molto importante capire che il post-fordismo italico è stato fatto soprattutto attraverso quello che io ho chiamato il capitalismo molecolare, intendendosi per capitalismo molecolare l'esplosione dell'economia diffusa. Esplosione dell'economia diffusa che, per capirci, ha riguardato fondamentalmente il nord del paese, in parte il centro, soprattutto nell'asse adriatico. Ricordo da questo punto di vista gli studi di Giorgio Fua sul NEC nord-est centro, e siccome un po' di esperienza sul piano delle ipotesi economiche e sociali l'ho accumulata, ricordo che ci fu un tentativo elaborato assieme all'amico Giuseppe De Rita, quando tentammo con i patti territoriali per lo sviluppo a fare in modo che questa dimensione del capitalismo molecolare potesse attecchire anche nel mezzogiorno. Erano fondamentalmente gli anni '80. Devo dire che quella fu un'esperienza incompiuta, un'esperienza non riuscita. Perché non riuscita, e quante sono da questo punto di vista le colpe, se si vuole usare un termine di questo genere, di un'ipotesi che partiva dall'alto comunque, di
contaminazione dello sviluppo dal basso e quanto invece questo rimandi a un'antropologia profonda del modello di sviluppo del Mezzogiorno che attendeva sempre i flussi dal nord, questa è una questione aperta dal mio punto di vista. Comunque, la seconda fase è quella del capitalismo molecolare e il vero problema è capire che oggi la terza fase è caratterizzata dal capitalismo delle reti. Intendendosi per capitalismo delle reti, quelli che sono i meccanismi che rimandano alla finanza, che rimandano alle infrastrutture, che rimandano alla rete, che rimandano alla dimensione della logistica. Queste sono le tre fasi che hanno attraversato il sistema paese negli ultimi 20 anni. Seconda annotazione. Queste tre fasi hanno prodotto un profondo cambiamento nella composizione sociale, ovviamente in rapporto alla composizione tecnica produttiva, ma hanno anche cambiato, a mio parere, i paradigmi interpretativi. Nel senso che per tutto il Novecento noi siamo stati abituati a ragionare secondo uno schema molto classico, che era quello per cui da una parte si vedeva il capitale, dall'altra parte il lavoro e in mezzo la dimensione dello Stato con una funzione di mediazione. A secondo della dimensione democratica di occupazione della statualità, il pendolo del welfare o il pendolo dello sviluppo pendeva più dalla parte del capitale o più dalla parte del lavoro. Questo noi siamo abituati ancora oggi a ragionare secondo questo schema. Credo che sia uno schema inadeguato. Tutti coloro che sono rimasti fermi a questa categoria interpretativa, da una parte il capitale, dall'altra parte il lavoro, in mezzo alla statualità, pensando che le forze che organizzano il lavoro e le forze che organizzano l'impresa, sto parlando dei soggetti della rappresentanza, e le forze politiche che fanno riferimento alla cultura laburista o alla cultura liberal-liberista, ovviamente si confrontano. Io credo che sia insufficiente questo schema di interpretazione. Lo schema di interpretazione che vi suggerisco e che io applico e con cui cerco di capire cosa è successo in questi ultimi 20 anni è che noi siamo entrati in una fase storica in cui la cassetta degli attrezzi deve avere da una parte un ragionamento che polarizzi la riflessione sui flussi, dall'altra parte una capacità di interpretare quanto i flussi che impattano nei luoghi li mutano antropologicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, e in mezzo la categoria del territorio. Questo salto interpretativo, per cui non bisogna più guardare solo la statualità come punto di riferimento, ma avere come punto di riferimento la dimensione territoriale, a mio parere è assolutamente importante. Per uscire semplicemente dalle enunciazioni teoriche, cercherò di declinare cosa intendo per flussi e il loro impatto nei luoghi. Allora, primo punto, la finanza è un flusso. Tanto per capirci e fare esempi, mi diceva Pietro che non siete tutti siciliani, però farò degli esempi che riguardano molto questa terra. Tanto per capirci, il fatto che il Banco di Sicilia non sia più una banca regionale, lasciamo stare le valutazioni sulla efficacia e l'efficienza del Banco di Sicilia, non entro nel merito rispetto a questo e non entro nel merito anche su alcune valutazioni di tipo virgolette etico-politico su quanto il fatto che il Banco di Sicilia non sia più virgolette contiguo a tutta una serie di processi sia un bene o sia un male, non entro nel merito. Dico semplicemente che le banche
si sono alzate dal territorio e, virgolette, si sono aggregate in grandi gruppi. Non esistono più le banche locali, se non le banche di credito cooperativo, che hanno una capacità di prossimità ma non hanno una capacità di reti lunghe dal punto di vista dell'economia. Non solo, la finanza è un flusso perché nessuno avrebbe detto, e poi invece l'abbiamo sperimentato, che il fallimento e la chiusura e gli scatoloni della Lehman Brothers a New York avrebbero provocato impatto immediato sui nostri mutui, sul finanziamento alle imprese, sulla dimensione del credito e ovviamente quello che è un dibattito che abbiamo fatto tutti durante la crisi, il rapporto tra crisi finanziaria ed economia reale. Quindi la finanza è un flusso. Due, le transnazionali sono un flusso e credo che se noi prendiamo in considerazione la Fiat come caso emblematico e facciamo un ragionamento sul passaggio dalla Fiat di Romiti, che era comunque ciò che restava della One Company Town fordista a Torino nel conflitto capitale-lavoro, e ragioniamo sulla Fiat di Marchionne, alcune riflessioni vanno fatte. La Fiat di Marchionne non è più una One Company Town territorializzata. La Fiat di Marchionne è un flusso, in primo luogo finanziario, che torna sui luoghi e sul territorio da Detroit e dice una cosa molto semplice: io ho 2 miliardi di euro da investire, li posso investire a Pomigliano, li posso investire a Mirafiori, li posso indifferentemente investire in Serbia, in Polonia o in Canada. Il vero problema è che le transnazionali sono un flusso in primo luogo anche questo finanziario. E per andare a vedere il progetto industriale, che non è ancora chiaro, si sono fatti i referendum. Il referendum sulla Fiat hanno semplicemente sancito, con la vittoria, virgolette, risicata dei sì, che si andava a vedere il progetto industriale di Marchionne, che non è ancora chiaro. Non è ancora chiaro cosa verrà prodotto a Mirafiori, non è ancora chiaro cosa verrà prodotto a Pomigliano. Ma il problema vero è capire che le transnazionali sono un flusso, che sorvolano i territori e atterrano in base a dei parametri di convenienza localizzativa. Le internet company sono un flusso. Sky è un flusso che atterra sui territori in una rete globale e quindi anche la nostra, virgolette, possibilità di avere le reti che interfacciano i luoghi con il mondo, sono comunque, dentro questa logica, flussi e luoghi. Per non farla lunga, finisco con un ultimo esempio, dicendo fondamentalmente che le migrazioni sono un flusso. Quello che succede a Lampedusa è ovviamente è una porta di flussi che arrivano nel nostro paese. Come lo è Trieste per l'est, le migrazioni sono un flusso che arrivano in un luogo, lo cambiano e lo costringono a confrontarsi con culture, identità, religioni e processi altri da questi. Quindi, e in mezzo è la dimensione del territorio che cambia, la dimensione del territorio. Terzo punto di ragionamento, sempre per spiegare prima le categorie con cui analizzo i meccanismi sociali, terzo punto di ragionamento è che dentro questa transizione accelerata, che io chiamo, per dirla con Polanyi, che aveva chiamato e ha scritto un libro splendido sulla grande trasformazione, io chiamo la piccola trasformazione italiana. La piccola trasformazione italiana che ha riguardato questi 20 anni, in questi 20 anni il paese è cambiato molto di più di quanto siamo stati in grado di rappresentarlo in termini politici e in termini di rappresentanza degli interessi da parte delle parti sociali. Quindi
c'è stato un accelerato cambiamento, fordismo, post-fordismo, capitalismo delle reti, il tutto intrecciato. Ovvio che ci sono ancora pezzi di fordismo in questo paese, c'è una dimensione del capitalismo molecolare molto forte, ma che a mio parere sta subendo una dimensione di arresto, nel senso che è finita l'epoca in cui lo sviluppo di questo paese era basato sulla proliferazione automatica dei capannoni, fossero capannoni industriali o fossero capannoni commerciali. Cioè quel paesaggio urbano, che anche in Sicilia conosciamo benissimo, più fatto più che da piccole imprese, da virgolette, capannoni commerciali o centri commerciali di questo genere, è un paesaggio urbano che ha definito la città infinita, che ha costruito la città infinita, che a mio parere, ve lo segnalo perché in alcuni territori che studio e che analizzo, ad esempio nel proliferante nord-est, che tutti quanti abbiamo raccontato e su cui abbiamo ragionato, le punte più avanzate del capitalismo molecolare incominciano a ragionare e mettersi in connessione con le università e con i designer e architetti, virgolette, per ragionare su come riutilizzare i capannoni commerciali e industriali che sono diventate le aree dismesse del fordismo, con tutto ciò che questo significa. Quindi capitalismo fordismo, capitalismo molecolare che ha caratterizzato, e poi vedremo anche le sue implicazioni politiche che questo ha avuto, una fase del nostro paese, capitalismo delle reti, inizio del capitalismo delle reti. Devo dire che con molta amarezza che basta leggersi le cronache dei pettegolezzi e delle intercettazioni telefoniche del capitalismo di relazione di questo paese oggi per capire cos'è la miseria del capitalismo delle reti in questo paese. Per capirci basta leggere i giornali, per capire che abbiamo un capitalismo delle reti che viene avanti basato molto di più sulla relazione che sul mercato, ma comunque ne ragioneremo di questo. Però ragionando di questo, attenzione a tenere presente che il capitalismo delle reti è fondamentalmente rete di servizi. Cioè mi interessa che voi mettiate a fuoco che il capitalismo di questo paese è fatto fondamentalmente da una decina di grandi gruppi che stanno in cima, ma i grandi gruppi non sono più le grandi imprese manifatturiere. Sono capitalismo delle reti. I grandi gruppi che stanno in cima si chiamano Intesa San Paolo, Unicredito, tutte e due assieme fanno 360.000 dipendenti, ovviamente nella dimensione globale dove si muovono. Poi ovviamente c'è la Fiat di Marchionne, che non è più, virgolette, la fabbrica italiana automobili Torino, che se ne dica, tanto per capirci, la testa sta in America, tutto ciò che questo significa, e probabilmente anche i piedi. Poi c'è l'ENI, l'ENEL, un po' di Finmeccanica, cosa ci aggiungete ancora? Questi sono i grandi gruppi, se voi guardate sono tutti gruppi che producono reti. L'ENI produce reti, l'ENEL produce reti, le banche producono reti finanziarie, è chiaro? Questo è il discorso. Poi sotto, anche qui in maniera molto schematica, ci sono 5.000 medie imprese, 5.000 medie imprese che si sono rafforzate dentro la proliferazione del capitalismo molecolare, 5.000 medie imprese internazionalizzate, che sono l'ossatura del nostro capitalismo, tanto per capirci sono quelle per cui non siamo falliti, che hanno fatto un po' di dinamica internazionale nei nuovi mercati. E poi c'è il pulviscolo di 6 milioni di capitalisti molecolari. Questo è, diciamo così, il tessuto produttivo che, tanto per intenderci, produce reddito, profitto e la redistribuzione di cui si sta discutendo in questi giorni. E soprattutto è quel tessuto che, assieme alla pubblica amministrazione, dovrebbe assorbire gente iperspecializzati o, se mi permettete senza offendermi, in overdose di formazione come siete voi. Chiaro? Cioè, dove dovreste andare a lavorare? Qua. O nella pubblica amministrazione, che ovviamente fa i tagli, eccetera, o nell'ossatura
del capitalismo molecolare. Probabilmente avete, se posso dire, curricula troppo per quella dimensione. Siete formati troppo rispetto a quella dimensione. Siete in overdose di formazione. Comunque ne parliamo alla fine del mio ragionamento. Però quello è la dimensione del capitalismo, dove si produce, si assume, si ridistribuisce, eccetera. Quindi questo è avvenuto, e questo ha prodotto il cambio di paradigma. Non più capitale, lavoro, stato in mezzo, ma flussi che impattano nei luoghi e in mezzo alla dimensione del territorio. Se questo è il quadro, bisogna anche dire che ulteriore dato di precisazione dell'uso delle mie categorie, che dentro questa transizione mi sono venute meno due categorie storiche che io ho sempre usato, per capirci. Uno la categoria di classe e l'altra la categoria di nazione. Faccio un esempio molto banale per capire, ma poi torno su questo problema. Ho chiuso, mi pare, tre anni fa, perché Fini non era ancora diventato di sinistra. Ho chiuso i dialoghi Asolani, in cui c'era un dialogo in cui si confrontavano in maniera bipartisan D'Alema e Fini. Fini rappresentava la destra e D'Alema rappresentava la sinistra. Quanto poi questo sia credibile non lo so. Ma comunque, detto questo, io ho chiuso il mio ragionamento sull'immigrazione dicendo a loro due che le loro categorie che rappresentavano, uno rappresentava la categoria di nazione, l'altro la categoria di classe, erano insufficienti ad esempio a contenere dentro il concetto di moltitudine, della moltitudine migrante, semplicemente per un fatto. Se voi prendete gli ultimi esempi di conflitto che noi abbiamo avuto da una parte a Lampedusa o a Bergamo, quando sono salite sulle gru, vi ricordate, gli immigrati? Beh, questi erano irriducibili alla categoria di classe, perché non è che chiedessero diritto del lavoro e rappresentazione, chiedevano una sola cosa, cittadinanza. Quelli che arrivano a Lampedusa non chiedono, virgolette, solo ed esclusivamente un discorso giuslavorista, è chiaro? Abbiamo di fronte una dimensione in cui non sono contenuti nella dimensione di classe, ma nello stesso tempo non sono contenuti nella dimensione di nazione, perché siamo ancora qui a decidere, e non lo decideremo a mio parere nei prossimi anni, se dare cittadinanza in base a logico di sangue o in base a logica di suolo. Sapete benissimo il dibattito che c'è rispetto a questo discorso qua. Quindi questo è il discorso, e quindi il vero problema è che la dimensione di classe che si è coriandolizzata, cioè il postfordismo ha fatto coriandoli della classe operaia, cioè quella che era la classe operaia che tu ritrovavi unita dentro una dimensione di fabbrica e di luogo in cui si producevano le appartenenze, i conflitti, le identità, nella dimensione della coriandolizzazione. Ho detto spesso all'amico Bertinotti che se voleva cercare la classe operaia negli ultimi 20 anni doveva andarla a cercare non più ai cancelli dell'Alfa Romeo, che non esistono più tra parentesi, ma doveva andarla a cercare nella città infinita, cioè in quell'enorme piattaforma produttiva che è la Pedemontana Lombarda, dove ci sono 500.000 di imprese, 2 milioni di addetti. Ma la classe operaia sta lì, i 2 milioni di addetti sono questi, fabbrichetta per fabbrichetta, centro commerciale per centro commerciale, sono questa roba qua, il pulviscolo, la classe è questa roba. E quindi in questo uso in maniera sociologica e non politica, lo dico l'amico Barcellona, la categoria della moltitudine. Alcuni miei, virgolette, amici degli anni, virgolette, della radicalità politica, del pensiero politico di sinistra, usano la categoria politica della moltitudine, la categoria della moltitudine come una categoria del soggetto della rivoluzione.
contrapponendo la dimensione dell'impero alla dimensione della moltitudine, per capirci. Io uso la categoria della moltitudine in termini sociologici, cioè dico, raccontiamo qual è la scomposizione di questa dimensione della moltitudine, che per capirci è la dimensione delle masse o della massa senza la dimensione ordinatoria delle classi. Nel senso che per il mio lavoro, ad esempio, mentre anni fa era facile dire a una persona dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei, anzi ti dirò anche come voti e tendenzialmente ti dirò dove abiti, in quale quartiere della dimensione urbana, sto parlando di 20 anni fa. Oggi come oggi devi chiedere a un soggetto dimmi qual è la tua Weltanschauung, la tua concezione del mondo, la tua rete in cui ti muovi, il tuo capitale sociale. Solo in base a questo sono in grado forse di determinare quali sono, virgolette, il tuo destino. Sarebbe interessante farlo con voi, perché probabilmente la vostra Weltanschauung è una Weltanschauung di desiderata molto alti, e invece il vostro destino sarà un destino di precariato continuato, con tutto ciò che questo significa. Non è che ve lo auguro, sto dicendo che è assolutamente importante aver chiaro questo concetto, no? Dello iato tra la dimensione formativa alta e la dimensione, virgolette, della realtà che vi aspetta fuori, con tutto ciò che significa. Credo che sia giusto, ogni volta che vado a dei master di specializzazione, insisto su questo bagno di realtà, perché purtroppo, anche due battute che si faceva con Pietro, il vero problema, non vorrei mai che voi apparteneste a quei 2 milioni di giovani che negli ultimi 10 anni hanno dovuto, virgolette, migrare per trovare una situazione di questo genere, e non vorrei proprio mai che apparteneste a quei 2 milioni di dropout che ormai non studiano più e nemmeno vanno più all'università. Né studiano né lavorano, per capirci, questa è la dimensione. Però su questo torno verso la fine. Vi dicevo, la categoria della moltitudine, la categoria delle classi, la categoria di nazione, che entri in crisi per capire queste cose. E quindi io mi sono permesso di riusare due categorie, virgolette, antiche altrettanto quanto la classe e la nazione, ma vi suggerisco di imparare a usarle pigliandole con le pinze. La categoria del territorio ho già detto, e l'altra categoria che ho ricominciato a usare è la categoria di comunità. Avendo ben chiaro, attenzione, e non entro in polemica su quanto queste due categorie non sono state utilizzate dalla sinistra, eccetera, so benissimo due cose. Uno, che in nome faccio una premessa, in nome della classe e in nome della nazione, nel Novecento se ne sono fatte di tutti i colori, tanto per capirci, ok? Si sono cercate rivoluzioni mancate, si sono fatte le due grandi guerre mondiali in nome delle nazioni. Stalingrado è l'incontro storico, è lo scontro storico tra gli hegeliani di destra e gli hegeliani di sinistra, che in nome della nazione si combattono. Gli hegeliani di sinistra sono gli stalinisti, santo Stalin, e gli hegeliani di destra sono i nazisti. Per capirci, le due grandi concezioni epiche che si incontrano lì e si scontrano nella dimensione della nazione, no? Dello Stato, della nazione, della potenza rispetto a questo. So anche però che in nome della comunità di destino, attenzione, in nome della comunità di destino, un popolo si è eletto, virgolette, sto parlando del popolo tedesco, dicendo una comunità di destino, ha prodotto la Shoah. E so benissimo che anche la categoria del territorio è una categoria delicata, delicata. E quindi io uso queste due categorie, ma lo dico in maniera molto chiara, con le pinze, rispondendo a due interrogativi filosofici. Primo dato, quando parlo di territorio, io dico che bisogna rispondere all'interrogativo heideggeriano. Il territorio prima lo si abita e poi lo si pensa, o prima lo si pensa e poi lo si abita? Per ciò che mi riguarda la risposta è chiara. Il territorio va pensato. La città infinita va pensata, governata, programmata, non abitata. Per capirci, la categoria del territorio è centrale dentro la globalizzazione,
nei flussi e i luoghi, ai tempi del globale il territorio diventa importantissimo, la competizione nella globalizzazione si fa tra imprese ma anche tra sistemi territoriali, ma il territorio è un bene che va pensato in termini di spazio di posizione e spazio di rappresentazione. Chi non pensa e abita solo e perimetra il territorio, costruisce comunità chiuse, comunità rinserrate, su cui torno. Altrettanto vale per la comunità. La comunità va pensata come un'assenza. E cito la miglior filosofia attuale che ragiona su questo spaesamento. Cito Agamben, cito Esposito, cito Jean-Louis Nancy, che per un verso o per l'altro hanno ragionato di comunità che viene, di comunità inoperosa. Questo è il punto. Ma non c'è dubbio che mentre questa grande transizione muta la dimensione del territorio e muta la dimensione della comunità, lo spazio della comunità diventa uno spazio artificiale da costruire, non più una comunità naturalmente data. Partendo da qui, e ho finito questa premessa che dichiara la cassetta degli attrezzi con cui ho ragionato, con cui ho sviluppato i miei ragionamenti, che è anche un'occasione, perché poi non ci si riesce mai a vedersi con calma per discutere con Pietro rispetto ai ragionamenti. Allora, punto, ultimo punto, che ne è stato della politica dentro questa transizione? Se sono partito con un ragionamento economico, ho fatto un ragionamento che implica la società, che implica la cassetta degli attrezzi, comunità, territorio, la comunità come assenza, eccetera. Che ne è della politica? Beh, la politica è stata caratterizzata dentro questa dissolvenza dei capisaldi precedenti, che erano capitale, lavoro, stati in mezzo, forme, partito e sistemi di rappresentanza, è stata caratterizzata dal populismo, ma un populismo dentro la modernità. Non certamente un populismo regressivo, basato su cinque tipologie di populismo, che sono quelle con cui ci siamo confrontati in questi 20 anni. Primo populismo, che io ho raccontato, conosciuto, studiato, è il populismo che ha quotato al mercato della politica la categoria del territorio come territorio abitato e rinserrato, è il leghismo. Il leghismo ha quotato al mercato della politica la categoria del territorio, di coloro che abitano il territorio. E mi pare di capire che il vostro conterraneo Miccichè si accinge a fare altrettanto. Dice, gli è riuscito a Bossi al nord, facciamo altrettanto noi al sud. Partiamo dal nostro territorio, chi lo abita, dalla nostra autonomia, e facciamo il partito del sud. Il territorio come luogo del rinserramento. O se volete meglio, il populismo territoriale che si fa sindacalismo di territorio e non più sindacalismo di classe. Quindi populismo di territorio che ha, virgolette, la sua rappresentazione, la sua crisi a Pontida l'altro giorno. Perché ovviamente è un populismo di territorio che faceva riferimento a chi? Ai capitalisti molecolari, questo era il suo popolo. Il suo popolo sono coloro che dentro il post-fordismo, tanto per capirci, l'antropologia profonda del leghismo è fatta da quei miei conterranei che conosco bene, ma anche chi è stato a Milano per un po' di tempo li avrà conosciuti benissimo, cioè Salvini, tanto per capirci, è antropologicamente dentro questa categoria che è il capannone, la villetta a fianco del capannone, il giardinetto davanti a casa, i nanetti e la BMW in garage. Questa è l'antropologia classica di quel popolo, altro che il sole delle Alpi. Bisognerebbe mettere nella loro bandiera un bellissimo capannone, è il loro, virgolette, idolo, con tutto ciò che questo significa, devo dire. E quindi questo è il punto nodale su cui ragionare, populismo di territorio. Mi dispiace che se n'è andato Pietro proprio in questo momento, il secondo populismo l'ho preso in prestito da lui, poi quando torna glielo ridico.
non c'è problema. Pietro ha scritto un bellissimo libro sull'individualismo proprietario, e il populismo berlusconiano è il populismo dell'individualismo proprietario. Cioè, il problema è antropologicamente essere proprietario, con tutto ciò che significa, fino ad arrivare ad essere proprietario, ma questo lasciamo, non c'entra niente. Comunque, populismo proprietario, che significa fondamentalmente io sono proprietario, sono ciò che posseggo, con tutto ciò che questo significa, e devo essere libero di avere una dimensione della statualità favorevole affinché ciò che posseggo possa proliferare. Populismo dell'individualismo proprietario. Questi due populismi hanno prodotto un blocco sociale che tendenzialmente è stato egemone in questi ultimi anni. Lo è ancora, tanto per capirci. Terzo populismo, quello che avrebbe dovuto rappresentare noi, il meglio che è stato prodotto, è quello che io ho chiamato il populismo tecnocratico, che è stato prodotto da chi? Da due figure anche degnissime, pensate a Prodi e Padoa-Schioppa, due tecnocrati, no? Tecnocrati europei, ovviamente in questo c'è anche Ciampi, Monti, metteteci pure tutti quelli che volete, insomma, tutti i papaneri della sinistra. Capite cosa voglio dire? Papa nero, avete capito qual è il concetto? Che si chiama un papa da fuori per fare, virgolette, il rappresentante politico, no? Che avevano un sogno e un progetto. Il populismo tecnocratico aveva questo progetto, dice: tranquilli, entriamo nell'euro, facciamo un grande sforzo, entriamo in Europa. Il vero problema è che il loro progetto politico è fallito. Non tanto per quello che avevano in mente loro, ma perché l'Europa non esiste. L'Europa non esiste. Lo abbiamo visto a Lampedusa e lo stiamo vedendo in Grecia, tanto per capirci. Non esiste. Questo mito, questa retorica per cui ci siamo, virgolette, lavorati, svenati, eccetera, non esiste. Esiste la Banca Centrale Europea, questo sì, ma l'Europa non esiste. E siamo tutti contenti che un tecnocrate di qualità come Draghi sia andato a fare il presidente della Banca Europea, ok? Poi, quarto populismo, anche questo egemone, è quello che io chiamo il populismo giustizialista. È quello che ha scambiato il palazzo di giustizia per il palazzo d'inverno. Cioè, il problema, no, per come io mi sono formato, no, era la conquista, virgolette, del palazzo d'inverno, emblematico, il potere, no? Cioè, lo schema capitale, lavoro, stato in mezzo, conquista democratica della dimensione della statualità per redistribuire, virgolette, risorse, equità, eccetera, beni collettivi, eccetera. Il vero problema è il populismo giustizialista, che è quello che dice, poi non è che io non sono per il diritto, figuratevi voi, non c'è dubbio, ma il vero problema, il rapporto tra diritto e politica e tra dimensione della politica e dimensione della giustizia, è un problema aperto. E ovviamente il populismo giustizialista è quello che ha prodotto parte della sinistra. Poi, ultimo populismo che è arrivato, che è quello di cui stiamo discutendo, eccetera, è il populismo dolce di Vendola, che ho visto che populismo dolce di Vendola, ho visto che avete avuto Cassano tra i vostri relatori, cioè che ovviamente è un populismo contaminato non dal leghismo e dal territorio brianzolo, ma dal pensiero meridiano, che è riuscito a portarsi dietro un pezzo di Puglia. Punto interrogativo, riuscirà quel populismo dolce a diventare populismo nazionale? Non lo so, mi capite cosa voglio dire? Non lo so, in Puglia ha funzionato. Questo è il quadro di riferimento rispetto a questo. Adesso, se questo è il quadro, come leggo due cose? Come leggo io la società italiana? E una proposta ultima che riguarda il pensiero per ciò che riguarda
lo spazio umano e culture del Mediterraneo, in cui cercherò di spiegare una cosa un po' problematica. Allora, punto primo. Allora, se questo è il quadro che io ho fatto in maniera molto schematica degli ultimi 20 anni, vedete che mi sono occupato della politica, della dimensione economica, della dimensione filosofica, eccetera. Qual è il punto che riguarda la società italiana? È che io leggo la società italiana e ultimamente ne ho, ecco che è tornato a Barcellona. Allora, riassumo per te, perché poi so benissimo che vorrai intervenire. Riassumo che l'ultima parte che ho detto la politica, e lo riassumo molto brevemente. Ecco, perfetto, va bene, ecco, perfetto, allora vado avanti. Allora dicevo, per leggere la società italiana uso 3 categorie. La prima, dentro questo grande cambiamento si sono sviluppati 3 processi collettivi, che non rimandano più alla dimensione classe, comportamenti, eccetera. 3 comportamenti collettivi. Allora, uno, primo grande comportamento collettivo. La società in questi grandi cambiamenti, di fronte alla globalizzazione, le paure, l'incertezza, dopo scontato che abbiate letto tutti Bauman, eccetera, società liquida, tutte queste robe le dopo scontate ovviamente, che siamo di fronte a formati, quindi ne sapete più di me da questo punto di vista. Allora, dentro questo grande cambiamento, questa grande incertezza, un primo grande comportamento collettivo è quello rancoroso, quello del rancore. Intendendosi per rancore, la citazione del devoto Oli, dicasi rancorosa una persona che ritiene di aver subito un torto oppure che non gli sia riconosciuto un merito. E i rancorosi sono quelli in difficoltà dentro la globalizzazione, dal punto di vista produttivo. Pensate quanti dentro il capitalismo molecolare sono in difficoltà dentro i cambiamenti, che dentro la crisi hanno preso poi botte ancora più alte, e quindi sono perennemente incazzati. Ok? Poi sono rancorosi quei 2 milioni di giovani che né lavorano né studiano, e che invece di andare a manifestare in piazza picchiano la mamma e il papà. Lo dico con molta tristezza, nel senso che sappiamo benissimo che ormai, ad esempio, le famiglie sono diventate il luogo della guerra civile molecolare. Fosse stato 30 anni fa, avevi il conflitto dispiegato, la domanda sociale visibile. Mentre invece hai questa guerra civile molecolare che è dentro la dimensione del rancore, eccetera, per cui il problema è che tu né lavori né studi, ma chiedi alla mamma il telefonino, i soldi per le piaure, per andare in discoteca, eccetera, eccetera. Dati in impressionante aumento da questo punto di vista, che denotano uno spazio problematico su cui ragionare. Lo spazio della disoccupazione giovanile in questo paese è questo: Germania 10%, Italia 28,8%, Tunisia 30%. Noi siamo in mezzo a questi 2 spazi di posizione. Ovviamente i dati tunisini sono diversi in termini di numeri, storie, eccetera, ma questo è il quadro. Quindi quella è una dimensione del rancore. Il rancore è anche quello che costruisce la comunità contro l'altro da sé. Mi spiego. Cioè, quando in un comune limitrofo nell'area milanese, un intero paese circonda con i fuochi un campo rom, per capirci, no? E quando io ci sono stato lì, ci ho lavorato, ci ho studiato, e per capirci, per farvi capire l'antropologia del rancore,
Sono andato dal parroco e ho detto: ma cosa succede? Dove sono i buoni parrocchiali? E il parroco mi ha detto, era Natale, eh? E il parroco mi ha detto: ma io ho fatto le prediche dicendo che sono diversi, ma sono tutti lì intorno ai fuochi perché hanno paura che con l'arrivo dei rom si deprezzi il valore della loro casa. Poi sono andato al sindacato, ho detto: ma dove sono i pensionati? Dice: i pensionati sono tutti lì intorno, i nostri iscritti alla CGL, che sono lì che mangiano le braccioline intorno ai fuochi e pensano di essere al Festival dell'Unità, mentre invece è una cosa diversa, è chiaro? Cioè la comunità si costruisce anche contro l'altro da sé, la comunità del rancore. E tutta una serie di forme anche dell'economia illegale che fa comunità di riferimento sono comunità rancorose. In cui l'identità è data contro l'altro da sé. Quindi un blocco di questo tipo. Per fortuna, per arrivare alla lezione di Zamagni di stamani, in questo paese c'è anche un'ampia comunità di cura. Intendendosi per comunità di cura una dimensione dell'agire sociale fatto di due componenti. Allora lo dico. Sono comunità, fanno parte della comunità di cura, a mio giudizio, pezzi fondamentali del welfare, altro che tagli lineari, no, il welfare va tagliato tutto, no, gli insegnanti, la scuola, le università fatte in maniera degna sono pezzi della comunità di cura. Il mio amico Barcellona non si ritroverà in questa definizione, io ritengo che lui da anni sia un soggetto della cura di questo territorio, di questa università. Per tutto quello che lo sbattimento che fa, rompe le palle a tutti quanti in tutto il paese, dovete venire a Catania, cioè uno dice: ma che ci vengo a fare a Catania? Non è sulla mia linea dei flussi. Per mi capite cosa voglio dire? Non è sulla linea dei flussi. Dice: che ci vengo a fare? No, perché ho fatto una cosa egregia, eccetera. Poi uno vede, ogni anno vede queste cose esemplari che lui ha fatto e poi ovviamente si rende conto che è il ghetto d'oro in un mondo di merda, per essere chiari ed espliciti da questo punto di vista, ma è un pezzo di comunità di cura, pezzo di comunità di cura. Allora, fare l'insegnante che è quello che recupera i bambini dai campi rom e li porta nelle scuole è fondamentale, fare l'università in questo modo è fondamentale, ma mi darà atto Barcellona, se non lo dice lui lo dico io, che la maggior parte dei suoi colleghi altro che comunità di cura se ne fottono. Questo è il punto vero, cioè tutti quei pezzi fondamentali di professioni che hanno nel loro DNA il problema dell'inclusione, dell'educazione, dell'includere, quindi medici, psichiatri, psicologi, sociologi che non fanno marchette ma fanno lavoro di territorio, eccetera. Questi sono pezzi della comunità di cura. Poi c'è il mondo dell'impresa sociale, senza la quale il welfare di questo paese sarebbe già andato a remengo, che ovviamente Zamagni lo sa meglio di me, è esternalizzazione di tutta una serie di funzioni, sussidiarietà, eccetera, dove ci sono imprese grosse. E c'è un interessante dibattito tra le varie componenti di questa comunità di cura, interessantissima. E poi c'è il mondo del volontariato e del privato sociale. Questo è un pezzo fondamentale della comunità di cura, che si mobilita, che ha tenuto. Il punto vero è che, lo dico in maniera molto chiara, fosse stato 30 anni fa, o anche un po' di più, 35, la soluzione, fatta questa analisi, la soluzione politica che io avrei dato era semplice: mobilitiamo la comunità di cura contro la comunità del rancore e abbiamo risolto il problema. No, anche perché se si va, virgolette, allo scontro diretto tra comunità di cura e comunità del rancore, io sono assolutamente convinto che vince il rancore. Apro una piccola parentesi e la chiudo. Quello che è avvenuto a Milano nelle ultime elezioni
va studiato da questo punto di vista, perché non ha vinto la comunità di cura contro la comunità del rancore. Cioè non ha vinto, tanto per capirci, il mio amico Don Colmegna e tutto il volontariato, la sinistra, gli insegnanti, eccetera, contro Salvini e contro la Moratti. Non avrebbe vinto Pisapia se non ci fosse stata la terza componente, che è la comunità operosa. La comunità operosa che è fatta da quel mutamento che le forme economiche, la modernizzazione hanno prodotto nelle professioni. Quindi voi siete un pezzo di comunità operosa, se mai riuscirete ad esserlo, nel fare professione, educati da un pezzo della comunità di cura. Cioè Barcellona come comunità di cura alta, che vi ha convocato, vi ha dato questa opportunità per diventare comunità operosa, non comunità di cura. Non è che voi dovete fare l'impresa sociale o queste robe qua, no? Ok? Magari anche, però, chiaro il discorso? La comunità operosa che è fatta, a Milano si è proprio visto, da quella dimensione della terziarizzazione delle professioni, che è venuta avanti, una terziarizzazione stracciona, lo so benissimo. Io sono stufo ogni volta che mi sento dire, ma però in Italia non abbiamo le università eccellenti. È vero, noi abbiamo avuto un po' di terziarizzazione, come è andata, però sono aumentati gli ordini, sono aumentati le professioni di servizi alle imprese, sono aumentati quelli che si occupano di creatività, tutto questo pulviscolo di terziario urbano incredibile, dentro il quale c'è molto precariato anche, assolutamente sì. Ma il vero problema è il mutamento di questa composizione sociale, che si è, virgolette, alleata con la comunità di cura. Allora sì, Don Colmegna e i creativi, è chiaro? Questo è il punto, nodo vero, contro, virgolette, non contro, che hanno attenuato il rancore, perché anche le forme che avevo studiato nella città infinita 20 anni fa, i comitati dei cittadini si formavano solo ed esclusivamente come comunità di cura, no, come comunità del rancore, contro gli immigrati, contro le prostitute per strada, legge e ordine, avanti, no? Oggi i comitati dei cittadini hanno sì questo tema della sicurezza, ma al quinto, sesto posto. Ai primi posti ci sono il problema della cura del territorio, lo sviluppo urbano, il traffico, il problema delle forme di convivenza, e quindi ad esempio, certo, il problema delle forme di convivenza viene vissuto come un problema importante, ma non da vivere nel parametro dell'intolleranza e del razzismo. Quindi questo è il punto. Chiudo con un'ultima provocazione. Ci sto pensando da un po', non ne ho ancora scritto, Pietro, per capirci. Sono convinto però che il tutto, se riguarda un ragionamento sul sistema paese, ci induce a chiederci una cosa. Perché io dico, l'Italia è questa, perfetto, almeno dal mio punto di vista. Rancore, cura, operosità, speriamo che venga avanti una dimensione di composizione sociale e una dimensione politica in grado di mettere assieme nuova comunità operosa, nuove forme dei lavori, nuove forme dell'impresa, quell'impresa che sta sul mercato e non sulle relazioni, va nella globalizzazione, il rapporto con la comunità di cura che c'è, quindi mantenendo coesione sociale, quello che si dice, ma come si può andare avanti in una società sempre più così frammentata per lobby, eccetera, quindi ricostruire una visione di questo tipo e che questa visione attenui 20 anni di rancore, di leghismo e berlusconismo, di populismo di territorio, di populismo dell'individualismo proprietario, e quindi ricomincia una stagione in cui il problema della coesione sociale e del legame, del capitale sociale, del valore del legame venga riposto al centro della politica. Io credo che questo sarà possibile se noi rispondiamo a un interrogativo su cui sto ragionando da tempo.
che rimanda poi allo spazio mediterraneo. Il problema è capire se noi dobbiamo continuare una politica, una visione, una dimensione del sistema paese in cui ragioniamo e ci sveniamo per essere i più piccoli dei grandi, o se dobbiamo prendere atto che il nostro spazio di posizione è quello di essere i più grandi dei piccoli. E dico i più grandi dei piccoli perché se dovessi scrivere un articolo di questo tipo rispetto ad alcuni miei, i più grandi dei piccoli, dico i più grandi dei piccoli perché se dovessi scrivere un articolo di questo tipo sul Sole 24 Ore scriverei così, perché il problema vero, la sostanza è: dobbiamo guardare la Germania o dobbiamo guardare la Tunisia? Sintesi del discorso. Allora, io credo che noi dobbiamo porci il problema di essere il più grande dei piccoli. Noi siamo un paese che può giocare un ruolo dentro la globalizzazione, dentro il problema dei diritti nella globalizzazione, con un riposizionamento che vada dalla dimensione del nostro modello economico, produttivo, culturale, sociale, in dialogo con un territorio che va dai paesi dell'est, balcanici, alla Turchia, fino alla Spagna. Questo è il discorso. Perché noi siamo una dimensione, ed ho finito, noi non siamo né il capitalismo anglosassone, che è un capitalismo basato sulla centralità della borsa e della finanziarizzazione dell'economia. Non siamo nemmeno il capitalismo renano, grande impresa, grande banca, grande sindacato con gestione al vertice. Non siamo il capitalismo dei cugini francesi basato sulla capacità della statualità di, virgolette, governare i processi. Non siamo nemmeno il capitalismo anseatico, per capirci, quello della Nokia, no? Che va dalle Fiandre, eccetera. Noi siamo il capitalismo di territorio. E dentro questo l'esperienza del made in Italy, del tessuto delle medie imprese, eccetera, è un'esperienza che noi possiamo giocare rispetto a questo, avendo però coscienza del nostro spazio di posizione e del nostro spazio di rappresentazione. Continuare in una dimensione in cui, per essere i più piccoli dei grandi, continuiamo ogni volta a stressarci in questa dimensione, questo è problematico. Ecco, io direi che questo è l'ultimo punto su cui sono arrivato a sviluppare un ragionamento. Non ne ho ancora scritto, non ne ho ancora discusso, l'ho detto oggi in una delle prime, ne ho parlato anche in un seminario sui diritti globali in triennale, però io credo che questo sia un ragionamento, cioè, e chiudo, io spero che venga avanti un ceto politico, economico, istituzionale che prenda atto di questo, perché lo dico in maniera molto chiara: ci abbiamo provato ad agganciarci alla locomotiva tedesca. Il leghismo è stato il tentativo estremo, radicale, fino in fondo, di essere i subfornitori della Germania e di quel capitalismo lì. È stato quello. Ci abbiamo provato. In parte ci siamo, ma il vero problema è che dobbiamo giocare una dimensione di questo tipo. Questo è estremamente importante. Quanto questo incida sulla dimensione delle retoriche europee, e l'Europa che è una scatola vuota rispetto a questo, è un dibattito totalmente aperto. Totalmente aperto. Però io credo, soprattutto ragionando sulla dimensione dell'occupazione dei giovani, di nuovi sbocchi occupazionali rispetto a questo, eccetera, eccetera, o si va verso una nuova visione del sistema paese dentro una dimensione mediterranea, con tutto ciò che questo significa, e non più guardare a nord, ma guardare a est e a sud, altrimenti questo paese, solo guardando a nord, non ce la fa. Grazie.